Leonardo Spinazzola, si suda in ritiro con la squadra. Gasperini è partito subito sprombattuto, tu hai saltato qualche giorno ma poi te li ha fatti recuperare. Da una parte per fortuna, da una parte per sfortuna, perché siamo partiti davvero davvero forte. Io pensavo che l'anno scorso si era toccato l'apice della fatica, ma quest'anno l'ha superata. Ma quest'anno sarà molto dura perché ogni 3-4 giorni dovremo giocare, quindi dobbiamo prepararci al meglio. Leonardo, l'umore, il clima, com'è? Come si respira in ritiro con la squadra? Beh, il ritiro è sempre, non è piacevole, però siamo una bellissima squadra. Sono arrivati molti giocatori nuovi, con calma li stiamo facendo integrare con tutti i vecchi, quindi piano piano si integreranno pure loro, però noi stiamo sempre bene. Leonardo, annata splendida quella passata, le vacanze sono andate, adesso concentrazione tutta rivolta al 2017-2018, che tu hai già detto, insomma, dovremo giocare ogni 3-4 giorni, quindi sarà tosto. Sì, sarà l'anno più duro della mia carriera e quello più importante, perché è un anno decisivo per tutti, dobbiamo confermarci, riconfermarci. E l'anno scorso ormai si pensa solo a quest'anno, l'anno scorso ci siamo già scordati, perché se vai avanti con il pensiero dell'anno scorso non vai lontano, quindi abbiamo iniziato subito forte, anche il mister ci ha chiesto di pensare solo a quest'anno. Eri presente anche al saluto allo stadio, i tifosi più calorosi che mai, se è possibile che lo siano. Sì, ma io anche 2 anni fa, l'anno scorso, i tifosi dell'Atalanta e a Bergamo, cioè i tifosi sono rinomati in tutta Italia per la loro forza che danno e per il loro calore che danno, quindi ogni anno non mi stupisce più.